Il controller di Wii U consentirà un nuovo tipo di interazione e sarà sfruttato in profondità anche dai giochi di terze parti. In Batman Arkham City Armored Edition si potranno verificare le statistiche del personaggio sul display del controller, mentre l'esperienza di gioco principale prosegue sullo schermo, a cui è collegata la console. Anche Electronic Arts e BioWare vogliono sfruttare pienamente la nuova console di Nintendo e lo faranno con una versione dedicata di Mass Effect 3. Un'altra esclusiva per Wii U è una nuova franchise creata da Ubisoft, Zombie U, che porta i giocatori nel centro di Londra del 2012. La popolazione è affetta da un'improvvisa infezione che li trasforma in mostri senza ragione. Ubisoft porterà su Wii U anche l'anticipato Assassin's Creed 3 e Just Dance 4, nuovo capitolo della popolare serie Just Dance. Anche la Balance Board tornerà, visto che Nintendo è intenzionata a mettere sul mercato Wii Fit U, nuovo software perfettamente compatibile con hardware e dati passati. Nintendo ha anche svelato nuovi giochi come Nintendo Land, un titolo per Wii U ambientato in un parco virtuale, con una dozzina di attrazioni ispirate ad alcuni dei titoli più amati dai fan Nintendo, come The Legend of Zelda e Donkey Kong. Si tratta di un software fortemente didascalico, in grado cioè di spiegare all'utente le funzionalità della nuova macchina. Per ora è tutto, ma da Nintendo ci aspettiamo presto comunicazioni su specifiche, data e prezzo della prima console di nuova generazione.